Buonasera a tutti, piacere di ritrovarvi dopo un piccolo intermezzo vacanziero. Sono Miro Cortini, la trasmissione che va in onda è Di che cosa stiamo parlando? E essendo estate, essendo tempo appunto di viaggi e di vacanze, io ho pensato di fare una cosa che è per me un atto d'amore per una terra che non è mia, io sono romagnolo, ma che ho conosciuto bene in maniera anche approfondita, perché l'ho girata un po' tutta, non per solo per vacanza, e sto parlando della Trinacria. Se c'è qualche siciliano ha già capito di che cosa sto parlando, la Trinacria che significa tre promontori, se voi pensate la Sicilia, quindi parliamo di Sicilia, è triangolare e tra Milazzo, Trapani e Capopassero, che è vicino a Pachino, è il triangolo della Sicilia, escludendo le isole. E quindi questa terra magica, magica e tragica, direi che queste sono le due parole che la identificano meglio. Una terra che per 25 secoli è stata invasa e conquistata da centinaia di popoli, cominciando dai Punici, dai Greci e dai Punici fino agli italiani, perché l'Italia con Garibaldi, insomma, c'è stata l'Unione Italiana, cominciando proprio dalla Sicilia. Quindi la Sicilia, che fra l'altro politicamente fra poco ci saranno le elezioni, quindi è sempre stata, da che io sento parlare di politica, un punto di riferimento e uno specchio della nazione, e molte volte appunto serve come cartina da tornasole, forse perché un po' tutti siamo siciliani, noi italiani, o i siciliani in qualche modo sono entrati nella politica nazionale. Non diciamo nulla di Andreotti e dei suoi legami siciliani, quelli a chiara luce, perché poi il resto è ancora, penso, in mezzo alle carte dei tribunali e non ci interessa. Purtroppo, quando si parla di Sicilia, due cose vengono alla mente: il mare, le vacanze spensierate, il mangiare, ottimo, l'enogastronomia della Sicilia e la mafia. Ma io di questo ovviamente non vi parlerò, e invece parto da un film recentissimo, un film perché è una terra di tante incursioni di equipe cinematografiche. Vogliamo parlare di Baria, che però è stato girato poi in Tunisia, però parlava di un paese, della Sicilia, di Nuovo Cinema Paradiso, fantastico film che è girato a Cataldo, questo paese inventato, però comunque che è Sicilia, oppure di tanti, tanti, tanti film che l'hanno attraversata e di cui approfondiremo poi successivamente in questa chiacchierata. Io faccio un appello a chi ci ascolta, un appello ai siciliani in questo punto, visto che questo è un po' un atto d'amore mio nei confronti di questa terra che sento un po' come la mia patria di elezione, perché ho conosciuto i siciliani, nel senso che l'ho attraversata con un amico più di una volta, in 2 anni diversi, tutte le province, alcuni paesini sconosciuti e mai frequentati perché non hanno valore turistico, però ho visto i siciliani lavorare.
alla faccia di chi erano alla fine degli anni 90, in quegli anni, da quel di Legnano o Ponte di Legno, chiamare, parlavano dei terroni come gente che aveva poca voglia di lavorare. Io dico solo una cosa, che per quanto riguarda i lavori, per esempio edili, provate a lavorare nelle campagne di Palermo a luglio sui tetti e vedete un po' se riuscite a lavorare come si può lavorare invece in Veneto, in Trentino o in Alta Lombardia. È un'altra cosa. Bene, detto questo, però, appunto, io l'ho visti che al lavoro, perché questo amico si occupava di edilizia, è un'impresa con tanti clienti nella terra di Sicilia, ma non solo, anche in tutta Italia, agenti plurimandatari, però la Sicilia la curava lui perché diceva senza la lingua e alcune modalità gestuali e alcune conoscenze non entri nel mercato di Sicilia. Questa era la fine degli anni 90, 96-97, e penso che sia ancora abbastanza così. I siciliani, per forza, inevitabilmente, essendo stati conquistati dai normanni come dai Borboni direi soprattutto oppressi per tanto tempo, in alcuni casi nessuno lo dice, ma anche dai napoletani, perché il Regno delle Due Sicilie, Napoli era la capitale, non Palermo o Catania. Ma questa è una polemica, si lasci il tempo che trova, ma giusto così, una piccola provocazione. Questo per dirvi appunto che li ho visti lavorare nel loro, agli artigiani, quindi artigiani che si occupavano di pluviali, di complementi dell'edilizia in rame e quant'altro. Sono dei lavoratori indefessi, assolutamente, assolutamente. Se pensiamo che molti grattacieli di Brooklyn li hanno fatti gli italiani, di quegli italiani c'era una buona parte di siciliani, beh, questo la dice lunga. Forse magari, posso dirlo perché lavoro in Poste Italiane, chi lavora nello Stato o nel parastato, forse lì magari qualcuno ne ha un po' meno voglia, ma questo è un altro discorso. Un piccolo esempio per dire l'operosità dei siciliani. Allora, Lingua Glossa, che è un paese ai piedi dell'Etna, nella parte boscosa a est dell'Etna, siamo andati a trovare un cliente, appunto, che essendo lì zona del parco naturale dell'Etna, parco regionale dell'Etna, lì avevano delle limitazioni per le costruzioni varie. Gli veniva concesso, a quel tempo era così, semplicemente una giornata per poter fare, al di là di quello che veniva previsto, insomma, delle abitazioni o attività commerciali previste, alcuni casottini, e veniva dato 24 ore per poterle fare. Questo signore qua cosa fa? Aveva l'azienda, la piccola aziendina artigianale con il suo magazzino al primo piano e voleva fare la casa per il figlio sopra, no? Però aveva questo limite qua. Cosa ha fatto? Semplicemente ha messo insieme fino al quarto grado di parentela tutte le persone abili al lavoro e in 24 ore ha messo il tetto di un appartamento di 160 metri quadri, cioè 24 ore. Questo per dirvi l'operosità, direi che quando vogliono sono capaci di fare cose anche incredibili. Questa piccola notazione è divertente, ma andiamo in questo con leggerezza. Con leggerezza, allora, per quanto riguarda, perché io parlerò poi di sicilianità, oltre che delle cose della Sicilia, che vabbè, sono tantissime, quindi mezz'ora non può bastare. Io
mi do semplicemente delle stimolazioni. Spero che qualcuno nel Facebook di Radio Science risponda, dica qualcosa, oppure dica che non gli piace, ma il mio piccolo intervento va bene comunque. Una risposta per chi fa piccole trasmissioni come la mia, senza pretese, però è importante, perché comunque un po' di impegno c'è, una piccola ricerca. E quindi mi piacerebbe avere qualche risposta da voi, voi cari ascoltatori di Radio Science. Il titolo che abbiamo dato non è mio, io l'ho sentito dire appena sbarcato la prima volta in Sicilia, una persona così parlando. Insomma, la Sicilia è un bel posto, io dicevo alcune cose, e lui mi ha bloccato subito dicendo: a Sicilia non è un'isola, è un continente, non è un'isola, è un continente, ed è un microcosmo di un continente, veramente. Guarda caso, anche Fernand Braudel, un grandissimo storico francese, definisce proprio la Sicilia come un continente in miniatura. Andando avanti così e rimanendo un po' sul leggero, però stimolando un po' la curiosità vostra, un grande scrittore che non viene abbastanza ricordato e celebrato, direi io, che ha fatto tantissime cose nella sua vita, pur avendo una vita molto appartata, sto parlando di Vitaliano Brancati, che ha fatto anche televisione, sceneggiature, oltre che romanzi, ha scritto poesie. C'è un premio molto importante a Zafferana Etnea, questo paese incantato sempre nel perimetro dell'Etna, molto, con delle viste molto belle, con panorami mozzafiato anche lì. Vitaliano Brancati, una notazione che mi piace ricordare sempre, perché secondo me è il massimo dell'abiezione a cui può arrivare l'essere umano. E dice questa cosa qui, molto semplice, però nello stesso tempo molto profonda. Ci sono persone che al mondo non lasciano nient'altro che l'impronta delle proprie natiche sedute davanti al bar di quartiere. Proprio il nulla. Peccato che Paolo Villaggio non l'abbia utilizzata nelle sue battute, perché direi che è veramente micidiale. Bene, qui passando così, saltando un po' in qua e in là, vorrei ricordare tante persone che la Sicilia ci ha dato come esempi nei campi letterari, ma non solo, cinematografici, della cantautorato, Carmen Consoli, e vogliamo ricordare Franco Battiato, beh, insomma, direi persone di livello elevato, grandi cantanti, grandi scrittori di canzoni. E poi ci arriviamo ancora. Però ecco, ritornando a ricordi personali, ecco, io la mia Sicilia, la mia Trinacria, i miei tre punti cardinali di riferimento sono il punto più a nord della Sicilia, considerato l'isola estrema delle Eolie, è la magica, mitica Stromboli, che io ho visitato, e ho visitato non nella parte turistica e commercialmente rovinata, direi, dai proprietari, direi, perché hanno comprato quasi tutto, che sono i signori Dolce & Gabbana, e l'hanno trasformato ovviamente in un'impresa turistica, e va bene, ci sta perché ce n'è bisogno. Io invece ho visitato l'altra parte, che d'inverno, pensate, conta
dai 30 ai 40 abitanti al massimo, solamente gli abitanti hanno l'uso di acqua corrente e di luce, come fotovoltaico, altrimenti non ci sono inquinamenti luminosi e anche l'acqua, cioè non c'è l'acqua corrente, insomma, potabile per tutti. Quindi una realtà molto dura e di nostra è nella parte opposta di Stromboli e ovviamente non ci sono strade, cioè l'unico mezzo di trasporto è il mulo. Quindi ritorniamo, Stromboli, Trapani, che ho visitato, e Sciacca, che pure ho visitato. Questo è un paesino molto bello, che conta uno dei carnevali del Mediterraneo, diciamo, più importanti, un carnevale molto sfarzoso e molto seguito. Ecco, la suggestione di questo paese, Sciacca, l'ho messo in versi, io mi diletto ogni tanto a scrivere, ed è venuta fuori questa cosa qui. Poi parliamo magari un po' più approfonditamente di Sciacca, che è questo paese, che è una località turistica, è un porto molto importante, secondo dopo Mazara del Vallo, che è uno dei porti pescherecci, il porto peschereccio più importante forse d'Italia, e mi ricordo una scena eccezionale al porto di Sciacca, che per far vedere la freschezza di quello che stavano vendendo, era mattina presto, mi sono alzato presto per vedere il porto, perché è affascinante il mercato del pesce, sempre, è un affresco di colori e di odori, di sapori e poi di rumori anche con i gabbiani e le rondini, vabbè, insomma, e questo signore qui mi sembrava uscito da un fumetto, un bucaniere, sembrava un pirata, una barba rossa e un aspetto molto arcigno, e niente, appunto per far vedere la freschezza dei suoi gamberi, lo addenta crudo, quasi ancora vivo, per far vedere che era freschissimo. E va bene, questo. C'è nel centro città, c'è un balcone bellissimo, e questo è venuto fuori. Ho scritto Sciacca, 12-6-2001. Balconata di spazi, vuoto a perdere gli azzurri. Bresse di confine in un pianeta di un solo blu, abitato da nugoli di rondini e acciughe. Moreschi richiami nascosti nei baluardi solidi di perizie. Sciacca, come un'ostrica incuneata in fertili angoli di colline, gelosa, gelosa, racchiude fili di perle. Questo appunto per dirvi, insomma, le emozioni che mi hanno dato un po' questa terra. Tante cose mi vengono in mente, due cose in particolare della terra che voglio ricordare, che chi c'è stato sicuramente l'ha vista. Sant'Alfio, c'è questo castagno. Sant'Alfio, parliamo sempre della zona Etnea, forse parlo un po' troppo della zona Etnea, ma insomma è il vulcano più alto d'Europa, è una terra particolare che nella parte verso il mare ci sono anche le banane, e sono anche, alcune riescono anche a maturare, quindi cioè, le banane, siamo in Italia, però insomma, riusciamo ad avere anche le banane, perché è una terra ovviamente ricchissima di minerali e quant'altro. Il castagno dei 100 cavalli a Sant'Alfio è plurimillenario e ha una circonferenza, forse è uno degli più antichi alberi d'Europa. Ci sono ancora degli studi su questo, perché pare che non sia un'unica pianta, ma siano collegate. Però comunque, 100 cavalli perché? Perché una leggenda dice che durante una tempesta si erano una regina di passaggio, o comunque una nobile, adesso non ricordo esattamente,
si nascose appunto dentro, si riparò dentro a questo, perché è aperto, no? È aperto questo tronco, ha una sua parte interna, insomma, e comunque ha un diametro, cioè ha una circonferenza di 22 metri. È una cosa stupenda, una scultura vegetale unica, unica e che produce fra l'altro castagne, assolutamente sì. Quello è un punto, da un punto di vista della vegetazione, assolutamente da vedere. Assieme, io dico, al Giardino Botanico di Palermo, che è dove io non sono mai stato in Africa, in posti tropicali, solamente in Sud America, in Centro America una volta, e insomma ci sono piante, ti sembra di essere, boh, non so, nel Centro Africa, in Congo, oppure, che ne so, nella zona amazzonica, insomma, alberi e anche piante grasse di tutti i tipi, cactus enormi, una cosa stupenda, assolutamente da visitare. E un'altra cosa che voglio dire, ritornerei su Stromboli, dove ho visto lo spettacolo più bello che la natura mi ha regalato. Io amo molto gli aspetti naturalistici del paesaggio. Ero in vacanza e a Ginostra, appunto, esattamente a Punta Ucuorvo, che è nella parte proprio nord-est, bisogna camminare per andarci, in questa zona dove si vedevano qualche barchetta con le lampare in mare, senza nessun inquinamento luminoso, quindi una stellata d'agosto stupenda, c'è lì, da lì si vede, e ho avuto la fortuna di vedere la colata lavica dello Stromboli, che è sempre in eruzione, tant'è vero che l'attività dello Stromboli, cioè, definisce un'attività vulcanica, un'attività stromboliana, perché è come una caffettiera e lui si muove sempre, poi sì, qualche momento si ferma anche per un mese, per dire, però la sua normalità è che sbuffa sempre a piccoli sorsi, diciamo, in esterno, però si muove sempre, continuamente. Pensate che il vulcano è alto 926 metri, ma la parte inferiore, che non è stata neanche studiata, cioè non hanno fatto non sono andati con dei sommergibili o comunque poco, si pensa che sia 2400 metri sotto la terra, perché il mare ovviamente non so, sarà 200-300 metri o giù di lì, forse un po' di più perché in mezzo al Mediterraneo si vede anche da Capo Vaticano, da Tropea, Stromboli, perché è esattamente a metà tra Palermo e la Calabria, è molto a nord. Quindi fino a 2400, quindi pare, insomma, tocca la calotta della Terra, insomma, viene direttamente dal nucleo fuso della Terra, le estreme propaggini del vulcano. E lì ho visto appunto questa cosa stupenda, in questa stellata magnifica, con delle comete che ogni tanto si accendevano nel cielo e si sentivi anche il rumore della cometa, difficile da sentire, non è semplice nelle nostre cittadine del centro-nord Italia, e appunto questa colata anche lenta, che poi si frangeva in un rumore unico, unico, irripetibile, che bisogna sentire, bisogna andare lì, nel mare, con la fumata bianca e con questa stellata fantastica. Questa è stata una delle cose più belle che mi ha regalato quella terra. E poi ho avuto la fortuna, con le guide si può andare, di andare. Siamo andati in gruppo, eravamo un gruppo di persone, siamo andati fino alla sommità, ora con più difficoltà perché
ci sono dei rischi, insomma, andare nella sommità del vulcano, non vicino alla bocca, è impossibile, perché è rischiosissimo, però a una certa distanza abbiamo dormito nella terra calda del vulcano, cosa unica, abbiamo dormito lì e alla mattina siamo scesi dall'altra parte del vulcano, quindi proprio nella città di Stromboli, e poi abbiamo fatto un bagno liberatorio fantastico nel mare. Ecco, questo è un po' un ricordo di quella terra, è un ricordo dolce, ma ci sono ricordi anche molto duri. Io purtroppo sto già terminando la mia mezz'ora, mi dispiace tanto. Credo che continuerò perché non ho detto nulla alla fine di quello che volevo dire, o comunque non tutto. Volevo parlare di un grandissimo regista nato in Sicilia che ha vinto, non vi dico il nome, poi dopo se lo dirò la prossima, Francesco Rosario. Francesco Rosario Capra, nato a Bisaquino nel 1897. Ha vinto 3 Oscar con un documentario 4, quindi ha pareggiato gli Oscar di John Ford, insomma, uno qualunque, no? E quindi i suoi film hanno vinto 14 premi agli Oscar per il montaggio, per la canzone, per tanti aspetti cinematografici. E vabbè, non vi dico di lui, volevo parlarvi di Sicilian Ghost Story, che è un film invece recentissimo del 2017, diretto da Fabio Grassadonia, che di solito è un sceneggiatore, Antonio Piazza, e l'unica cosa che posso riuscire a dirvi è che questo film, che è molto lento, è d'essai, è un film di nicchia particolare, però ha aperto la 56esima settimana della critica a Cannes, per la prima volta nella storia per un film italiano, ricevendo 10 minuti di applausi. È un film particolare, anche molto duro, perché racconta per la prima volta al cinema, sullo schermo viene riportata la storia tragica di quel ragazzino a 13 anni che, essendo figlio di un delatore, secondo i mafiosi, insomma comunque di un informatore dello Stato, viene rapito e poi viene ucciso e sciolto nell'acido. Quindi una cosa durissima. È un film molto particolare sulla Sicilia perché fa vedere una Sicilia montuosa, una Sicilia nebbiosa, perché ci sono anche questi aspetti. I monti della Sicilia sono tanti, i Peloritani, gli Iblei, i Berici, tutta la zona di Messina è una zona montuosa, la zona tra Messina e la provincia di Palermo, quindi al di là del promontorio dell'Etna, che è particolarissimo, cioè è tutta una zona a sé, e quindi ecco, immagini di boschi, di nebbie, di laghi, non pare la Sicilia, eppure è Sicilia. Quindi è veramente un microcosmo, la Sicilia è un universo a sé, e quindi sì, è un piccolo continente. Per sorridere, quando uscite da Sicilia, almeno era così, poi dopo io sono andato solamente in nave, quindi andando a Palermo, non sono andato in auto fino a Scile Cariddi, insomma, alle due estremità tra Calabria e Sicilia, cioè Villa San Giovanni e Messina. Quando si arriva dalla Sicilia, si va appunto nella costa Calabra, tu vedi un cartello, c'è scritto Italia. Come Italia, ma le robe in Italia anche qui. Ma io sono convinto che l'abbiano voluto i siciliani per distinguere la loro alterità, la loro differenza, il loro mondo che forse adesso nella democrazia possono finalmente ritrovare, essendo stati per 25 secoli dominati dai più popoli che però gli hanno regalato anche una grande diversità di influssi culturali, artistici, architettonici, gli hanno lasciato anche tante cose positive, di cui sono ricchi. E quindi direi che sì, sono quasi alla fine. Tra le persone che ho citato, è Franco Battiato, ve lo leggo, questo testo,
e ti vengo a cercare del 96 nell'LP Rimboscata, mi pare. Tutti parlano della canzone La cura di Battiato, e in effetti è una poesia d'amore stupenda, però anche questa ha un suo valore e ci provo a leggervela. Sì, io ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo ormai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore, con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare. Perché sto bene con te, perché ho bisogno della tua presenza. Io vi ringrazio, carissimi ascoltatori, ringrazio Radio Science per lo spazio che mi dedica, mi concede, e quindi un salutone a Rosario e a Ugo, che so che è in regia in questo momento, per dire con quanto popolo siamo collegati, con quante radio e quante realtà. Io vi saluto, vi rimando alla prossima trasmissione fra 15 giorni, sempre lunedì alle 18:30. Penso che continuerò su questa falsariga approfondendo un po' la realtà siciliana, e appunto con degli appunti. Volevo parlare di Sciascia, volevo parlare di Archimede, il grandissimo scienziato e anche costruttore di macchine da guerra, e quindi chi fa giochi di guerra, i ragazzini potrebbero essere interessati. E con questo io mi fermo, un saluto e un abbraccio a tutti, grazie ancora, a te Ugo la parola. Ciao! Ti ringrazio Miro, io la prendo subito per ricordare a tutti i radioascoltatori di Radio Science che ovviamente questa trasmissione la troverete in podcast ed è andata in onda su tutte le radio che collaborano con noi, che sono appunto Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, e Modena Noi Radio sempre da Modena. Inoltre ci avete seguito ovviamente sulle due web TV ufficiali, per così dire, che sono quella di radioscience.it, all'indirizzo, pardon, di radioscience.it, e ovviamente sulla pagina Facebook. Vi ricordo inoltre di continuare a seguire le nostre trasmissioni, che non finiscono anche se c'è l'estate. Mi raccomando, rinnovo comunque i saluti. E ringrazio ancora Miro. Buona serata. Ciao!